G24. È finita 7-6 la partita per la scelta della modalità di voto sulla decadenza da parlamentare di Silvio Berlusconi. Alla fine è passato a stretta maggioranza lo scrutinio palese. Insorge il PDL che annuncia conseguenze per il verdetto della Giunta in Senato. Per il PD bisogna rispettare la legge, esulta invece il Movimento 5 Stelle. Facciamo il punto in diretta con Andrea Bonini. Andrea. Sì, eccoci Fabio, buonasera. Esattamente come ricordavi, la maggioranza che ha detto sì al voto palese è di fatto un'esigua maggioranza 7-6, questo dimostra quanto sia stato in bilico sino all'ultimo il risultato finale. Una giunta per il regolamento e forze politiche che hanno visto contrapporsi linee di pensiero assolutamente divergenti, alla fine ha prevalso quella di un voto che non sarebbe incentrato sulla persona e che quindi come da regolamento avrebbe dovuto imporre il voto segreto, bensì un voto su quello che è lo stato parlamentare di Silvio Berlusconi, ossia la sua funzione di parlamentare. Ebbene, siamo con Paola Taverna, capogruppo del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle che per primo si deve la richiesta di voto palese originariamente proprio al vostro movimento. Per voi è stato un punto mai in discussione, una necessità parlamentare di fronte al Paese. Sì. Oggi il Movimento 5 Stelle mette per sé una vittoria, noi la consideriamo tale, siamo riusciti a far comprendere che il voto palese, non in questa situazione specifica, ma comunque come linea di principio, è quanto gli italiani si aspettano. Ognuno quando prende una decisione e lo fa a nome di un popolo dovrebbe essere capace di mettere la propria faccia sulla decisione che prende. Quindi molto felici di come è andata la giunta e fiduciosi che a breve avremo una capigruppo per calendarizzare quella che sarà la discussione in aula. Capigruppo che voi auspicavate già per oggi? Io la sto ancora aspettando, sono qui, mi aspetto a breve, lo aspettavo anche qualche ora fa, la telefonata di Grasso che la convocasse affinché potessimo calendarizzare. Noi abbiamo chiesto il 5 novembre, è una data che ormai vede passare la decisione presa dalla Giunta per le elezioni già di un mese, è una data che ci sembra ovvia e scontata, anche perché comunque consentirebbe di far slittare quello che è invece il voto sul bilancio preventivo del Senato del 2013, che ci consentirebbe di avere un pochino più di tempo per metter mano anche a quell'altra situazione. Ecco, in questa decisione c'è stato, come dice il PDL, un accanimento contro Silvio Berlusconi? Se non ci fosse stato Silvio Berlusconi probabilmente non ci sarebbe stata tutta questa discussione in giunta? Ma io credo che se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle non avrebbero fatto nessuna discussione, non è un accanimento contro il senatore Berlusconi, è un modo differente ormai di lavorare, questo è quello che il Movimento 5 Stelle si è imposto di portare all'interno del Parlamento, c'è una legge Severino, una legge che prevedeva una decadenza immediata, ripeto è passato già un mese, abbiamo chiesto esclusivamente che la legge venga applicata. Ecco Fabio, per quanto riguarda anche le altre relazioni, il Partito Democratico ritiene che non ci sia stata nessuna violazione regolamentare in questa decisione, ma che il percorso seguito sia corretto, il PDL invece la pensa esattamente all'opposto, ritiene che ci sia stata una persecuzione anche a livello parlamentare di Silvio Berlusconi e a questo punto intravede un rischio addirittura per la stessa tenuta del governo, e Anna Maria Bernini, che è proprio membro della Giunta per il Regolamento, parla di un parto che ha generato quello che ha definito un mostro costituzionale. Possiamo sentirla. Si tratta di un precedente, perché tutti i voti dal 1947 ad oggi su situazioni identiche sono stati fatti con voto segreto. Noi non possiamo pensare che tutto questo non abbia effetto sui rapporti con il Partito Democratico. Qui si tratta di una situazione di una gravità inaudita. Ecco, se ne dice avere un'ultima battuta, il 25 novembre sarebbe troppo tardi per il voto in aula? Non ne vediamo il motivo, considerando anche che il Senato sarà inoperativo dall'11 al 15 novembre, non c'è nulla in aula, non vediamo perché non si potrebbe calendarizzare il voto e la discussione sulla decadenza di Berlusconi. Tutto qua. Grazie, buon lavoro a voi.